Eccoci qui sempre a Taverne, questa volta siamo con un collega, è la prima volta che mi capita di intervistare un collega, un giornalista della Gazzetta del Sud, Carmine Mustari. Mustari Carmine. Carmine, tu segui il Taverna? Seguo anche il Petronà e il Cerva, ma Taverna in modo più approfondito, perché tra l'altro io vivo a Taverna. E allora come hai visto questo 6-1? Risultato più alto, mi sembra, di questo inizio campionato per la squadra locale. È risultato con una differenza rete più ampia rispetto alle altre partite, però come diceva Mister Folino poco fa, credo che il risultato conti poco, perché non si è vista una squadra con lo scandale, mi riferisco praticamente, che ha deposto le armi, no? Sì, è riuscita anche a impensierire in un primo quarto d'ora, forse anche sulla velocità, credo, sulle fasce, un po' di disattenzione iniziale, ma poi il Taverna sappiamo che è una squadra che riesce a trasformarsi e forse atleticamente tiene di più il campo. Tecnicamente io non posso dire nulla, perché lo Scandale è una squadra che conosco poco, conosco Taverna e so che Mr. Follo non riesce ad amalgamare bene la squadra, riesce poi anche a innescare meccanismi nel corso della partita che danno al Taverna quell'input in più rispetto alla squadra che gioca fuori casa, e a Taverna sarà difficile vincere. Per qualsiasi squadra? Credo di sì, credo che sarà difficile a ottenere risultati in questo campo. E invece il campionato, il girone B di prima categoria calabrese, come lo vede? Alla fine chi la spunterà? Io credo che sarà combattuto. Io non sono di parte, non voglio essere di parte, ma credo che il Taverna qualche chance in più ce l'ha, se non altro perché ha giocato due partite importanti fuori casa con la Silana e con il Casabona, dove ha ottenuto dei risultati. Non è facile ottenere risultati in quei campi, e poi averle qui nel girone di ritorno significa qualche vantaggio in più, anche se, come diceva sempre Mister Folino, il campionato è strano. In una seconda fase, quando subentrano magari stanchezza, subentra qualche altra cosa, e il mercato anche, giustamente il mercato, è facile che le cose cambino, ma io credo che Silana e Taverna se la giocano, secondo me, Botricello, dice il mister, io metto Silana e Taverna, poi subito dopo Botricello. Tornando ad oggi, dello Scandale chi salva? Credo Palermo, l'unico che ho visto incunearsi nelle strette maglie del Taverna. La difesa purtroppo la devo completamente dare un voto negativo, perché l'ho vista distratta, colpevole anche in qualche giocata il portiere. Mi dispiace dirle queste cose, però è il calcio, è cronaca, e noi siamo giornalisti, dobbiamo dire quello che vediamo, magari anche sbagliando, ma credo che il reparto difensivo dello Scandale credo che abbia giocato a netto favore del Taverna, perché poi il Taverna ha dei giocatori in avanti che non perdonano, Giglio, Cariati, Cosentino, sono giocatori che sono di un'altra categoria, e se li lasci liberi vanno in avanti. Grazie collega. Prego, salve.